Felice, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi book haul del mese di dicembre, ultimo mese del 2019, che è ricchissimo perché vi devo mostrare 33 libri barra graphic novel, perché comunque c'è stato Natale di mezzo, quindi tanti bei regali a tema libri, più miei acquisti, perché potevo non comprare, ovviamente no, più due arrivi dalle case editrici e i libri ricevuti dalle bookish box, ricevuti o trovati nelle bookish box. Quindi direi di cominciare per non far durare questo video, come sempre, 80.000 minuti. Iniziamo dai regali, anche se alcuni di questi ve li ho già mostrati in un unboxing, e praticamente tutti ve li ho mostrati nel video dei regali di Natale, dove non solo vi mostro ovviamente tutti i regali a tema libri, ma anche tutti gli altri regali e autoregali dello scorso Natale. Ma appunto iniziamo dai libri. I primi che vi mostro sono quattro, iniziamo dai primi quattro perché sono parte di una saga, ovvero questa tetralogia The Faithful and the Fallen di John Gwynne. Il primo è Malis, abbiamo poi Valor, Ruin e Wrath, che è praticamente una serie di high fantasy, epic fantasy, insomma, che voglio assolutamente leggere in questo nuovo anno di letture, e mi è stata regalata da Ludovica di Ludo Dreamer e Sara di Orange Is the New Red, e sono felicissima perché la volevo tantissimo e non vedo l'ora di leggerla. E la potete trovare anche in italiano dalla Fanucci. Tutta la serie, Melis e tutti gli altri sono presenti anche in italiano. Solo mattoni quest'anno, 600 pagine solo il primo, anzi 620, vabbè dai, ci sta, però come avete potuto vedere tutti gli altri sono belli grandi. Appunto abbiamo Velour che è il secondo, Ruin che è il terzo e dopodiché l'ultimo, Wrath. Sono veramente stupendi, scivolano da morire per come sono fatti, però questa è un'intera serie e non vedo l'ora di leggerla. Ho poi ricevuto da Chantal di Fairy with a Bit Fit, Camilla di Camille's Journey, Giada Reading and Save Us e Ileana di Uma Che Ansia, ovvero la mia book squad, questi due libroni pazze scatenate. Io continuo a dirlo perché almeno fin quando li avevo in wishlist costavano un bel po', e sono Supernova di Marissa Meyer, terzo e ultimo libro della trilogia di Renegades, l'autrice è la stessa delle Cronache Lunari e di Heartless, soprattutto le Cronache Lunari le ho amate e la sto amando anche in questa trilogia dove si parla di supereroi e antieroi, e mi piace veramente tanto, non vedo l'ora di finirla, purtroppo c'è solo in inglese al momento. E poi The Unlikely Escape of Uriah Heep di H.P. G. Perry, che è uno dei libri migliori del 2019, è stato bellissimo leggerlo e loro lo sapevano che lo volevo tantissimo e quindi me l'hanno regalato, è veramente stupendo. Anche questo purtroppo c'è solo in inglese e le pagine sono come se fossero invecchiate, e è un libro stupendo, io ve lo straconsiglio e io lo amo, vorrei tanto rileggerlo. Mannaggia la miseria, troppi libri da leggere e da rileggere. Comunque questi due appunto i regali della mia book squad, mentre una ragazza che mi segue, che è stata carinissima, mi ha preso come regalo Larisa appunto della scrivania dei libri, questo, Il Mago di Oz, The Wizard of Oz in inglese, nell'edizione Canterbury Classics, che io vorrei cominciare a collezionare perché sono dei classici molto belli in questa edizione in pelle, con all'interno tante illustrazioni, e nel momento in cui si apre, a parte il bigliettino, c'è appunto in questo caso il campo dei papaveri, e sono stupendi, ce ne sono tantissimi e li vorrei tutti, quindi altri libri da collezionare, ma come si fa? Cioè sono stupendi, li amo. Questa è la mia terza copia del Mago di Oz. Andiamo bene. Abbiamo poi Broken Throne, che è stato il regalo di Emanuela di Neverending Stories, ovvero una raccolta di novelle dedicate a Regina Rossa, che purtroppo penso che in Italia non uscirà, quindi lui ha deciso di regalarmelo in inglese ed è stupendo, meraviglioso, anche perché all'interno ha mappe, lettere e tante novelle dedicate a vari personaggi, e fra cui una dedicata a Maven, che è il mio preferito, quindi angoscia. E non vedo l'ora di leggerlo, è stupendo, ma super librone, viola con una, ovviamente, colonna rotta in quanto Broken Throne, e adoro. E un altro libro regalato da una personcina lontana da vicina è stato Romanov di Nadine Brands, che mi è stato regalato da Maria Cristina di Chronicles of a Bookaholic, che è una sorta di retelling di Anastasia, quindi capite che io dovevo averlo, devo leggerlo, spero sia bello, la cover è stupenda, ed è appunto un retelling, anche se è ambientato proprio alla fine degli anni dei Romanov, quando è successo quello che è successo, una sorta di retelling in quanto c'entra anche la magia, vedremo, speriamo bene. Questo è molto corto, quindi speriamo. Il mio ragazzo invece mi ha regalato due libri,
Il primo è stato Elric di Michael Moorcock, la saga, questo Oscar Volt, Oscar Drago, con pagine colorate all'interno, tantissime fan art meravigliose, illustrazioni davvero davvero belle, cioè stupendo, che appunto è una serie completa di Elric, che anche in questo caso dovrebbe essere una high fantasy, quindi non vedo l'ora di leggerlo, anche perché ho letto solo recensioni super positive al riguardo, e mi ha preso poi La Corte di Ali e Rovina, quindi terzo e ultimo libro della serie in italiano della Corte di Rose e Spine di Sarah J. Maas. Come dicevo nel video dei regali di Natale, io purtroppo ho l'opinione che questa trilogia sia stata tradotta male, ed è un gran peccato, ci sono tanti errori e cose secondo me tradotte proprio male a livello di fonetica, si può dire così, e quindi mi dispiace tantissimo, però se volete leggere una delle mie trilogie preferite che continua a restarmi nel cuore per sempre, la serie, la trilogia c'è tutta in italiano. In inglese c'è anche una novella, è Court of Frost and Starlight, non si sa ancora nulla a riguardo, ma ho buoni, diciamo, buone vibes, ecco, del fatto che uscirà prima o poi anche in italiano, e questa è appunto La Corte di Ali e Rovina. Ultimi due regali a tema libri, abbiamo Il Buio Oltre la Siepe, questi due mi sono stati regalati dalle mie amiche storiche di sempre, che è la graphic novel, adattamento appunto a fumetto, disegni del libro di Harper Lee di Fred Fordham, Oscar Inc, Oscar Volt, e io non ho mai letto Il Buio Oltre la Siepe, quindi volevo appunto iniziare da questa graphic novel per poi eventualmente leggere il libro. E non vedo l'ora, anche perché non so nulla, sono molto ignorante, me ne rendo conto, ma non so assolutamente di che cosa parli. E ultima meraviglia, sempre delle mie amiche, questo. Alice nel Paese delle Meraviglie è Attraverso lo Specchio di Ippocampo Edizioni di Lewis Carroll, che è questa edizione spettacolare di Alice, anche qui copie di Alice, boh, saremo arrivati a 4, chi lo sa, comunque è illustrata e ci sono tante cose interattive all'interno da fare. Questi libri sono spettacolari, io nella stessa edizione ho Beauty and the Beast, mentre in italiano potete trovare Alice, Libro della Giungla e Il Giardino Segreto per ora, ma spero e prego che la Ippocampo porti anche gli altri, perché appunto in inglese c'è Beauty and the Beast, Peter Pan, La Sirenetta, e sono tutti meravigliosi, quindi sì, un regalo meraviglioso, tutti regali meravigliosi in realtà, quindi questi tutti regali di Natale a tema libri che avevate già visto, ecco perché sono andata un po' più spedita, mentre adesso cominciamo con gli altri. Aiuto. Direi di continuare con i libri trovati nelle Bookish Box, che sono ben 5. Perché? Perché ne ho spacchettate 4 in realtà e in una c'erano 2 libri. Iniziamo dalla Dreamer Whale Bookish Box, ovvero la Bookish Box italiana, la prima Bookish Box italiana, trovate l'unboxing nelle stories, stavo dicendo, certo, come se fossimo su Instagram, no, trovate le stories... non so più parlare. Trovate il video unboxing sul canale, se mi ricordo ve lo metto nelle schede, ma comunque c'è e ci sono tanti unboxing dedicati a questa Bookish Box italiana, dove potete trovare sia un libro in italiano sia un libro in inglese, come ho scelto io. E il libro in inglese della box dedicata al Once Upon a Dark December Dreamer Whale è stato questo Winterwood di Shay Earnshaw, che è la stessa autrice di The Wicked Deep, che io però non ho letto, però so che è stato abbastanza apprezzato e sembra un libro molto bello, tra l'altro alcune parti sono in nero, chissà perché, e si parla di sparizioni, di boschi, di inverno, quindi sembra molto bello, dovrebbe essere uno standalone, tra l'altro neanche troppo lungo, sono 300 pagine, quindi si può fare, e mi ispira, mi dà di magia e quindi... speriamo bene. A dicembre mi sono arrivate poi 2 Illumicrit, perché quella di novembre era in ritardo e mi è arrivata praticamente a inizio dicembre, e quella di dicembre è arrivata in anticipo perché l'Illumicrit ha spedito in modo che arrivasse prima di Natale, e quindi mi sono arrivate 2 Illumicrit e quindi 2 libri. Nell'Illumicrit di novembre c'era questo libro spettacolare, che è un'edizione incredibile, e sto parlando di The Starless Sea, come si può leggere dalla costina. The Starless Sea di Erin Morgenstern, la stessa autrice del Circo della Notte, The Night Circus, che uscirà anche in italiano quest'anno per la Fazzi Editore. E questa edizione appunto speciale dell'Illumicrit in tessuto senza sovraccoperta, con pagine colorate, all'interno è fatto in questo modo, c'era anche un segnalibro che ho lasciato all'interno, perché quando lo leggerò lo userò, e sembra molto bello, c'è anche il segnapagine azzurro, cioè celeste come le pagine. E niente, cioè è un libro spettacolare, molti l'hanno amato, io purtroppo non ho amato Il Circo della Notte, quindi vedremo se questo mi piacerà, ma ho buone vibes, non so perché, mi ricorda un po' Strange the Dreamer,
Vedremo, speriamo, visto che io ho amato Stranger Than Rime. Comunque, un libro dell'Illumicrate era questo, e l'Illumicrate invece di dicembre ci ha donato questo, Blood Air. Questi due libri mi sono stati donati, dico così, perché le box le ho ricevute gratuitamente in cambio di video unboxing e post su Instagram. Comunque, Blood Air è il libro di dicembre dell'Illumicrate, Emily Wen Zhao, che anche in questo caso è una sorta di retelling di Anastasia, però in chiave più fantasy. Ed è stupendo, perché qui abbiamo le pagine rosse sotto bianche, ma guardate, è praticamente sangue che cola, Blood Air. E poi all'interno è fatto in questo modo, qui c'è una lettera dell'autrice, firmato dall'autrice, ed è fatto così. E sembra veramente bello anche in questo caso, uno young adult, però non sembra male. Credo che sia però una serie in questo caso e non uno standalone. Vedremo. Queste pagine mi fanno impazzire. Ultimi, ma non per importanza, anzi, sono i due libri trovati nella Fairyloot di dicembre, che questo mese, in realtà come ha fatto anche lo scorso dicembre, dicembre 2018, l'ho fatto anche a dicembre 2019, ha messo all'interno della box non solo il libro del mese, ma anche un ARC, quindi un libro non ancora uscito ufficialmente, ma una copia appunto speciale per i lettori della Fairyloot, perché è un libro che uscirà a marzo. Il libro del mese era questo qui, Hate Will Fall, di Sarah Harian, uno standalone distopico molto corto, che ha la cover rossa rispetto che blu, e mi piace molto di più così, devo ammettere. È firmato dall'autrice e la sovraccoperta crea una fan art. E anche questo, appunto, dicevo, è molto corto, 350 pagine, non sembra male. E vedremo però, perché io, lo sapete, non leggo tantissimi distopici, spero mi piaccia. Mentre quello che proprio mi ispira tantissimo è appunto l'ARC, che è un libro che uscirà a marzo, più precisamente il 3 marzo 2020, ed è questo qui, Wicked as you wish. All'interno c'è autografo e lettera dell'autrice, che è della stessa autrice Rin Chupeco di The Bone Witch, che so che è molto amata come trilogia, e è una sorta di retelling, anche se non ho capito di cosa. Vorrei non leggere troppo bene la trama per scoprirlo pian piano. È scritto molto piccolo, sono 360 pagine, ma in realtà appunto è scritto davvero piccolo, quindi sarebbero molte di più. E niente, questo mi ispira, quindi speriamo bene, perché sembra molto interessante a livello di magia, a livello di retelling. Andiamo avanti con i due arrivi dalla casa editrice Oscar Wolt del mio cuore ormai, che da un anno ha cambiato completamente l'editoria italiana per quel che mi riguarda. Comunque, il primo arrivo, che è stato proprio il primo arrivo del mese, è stato questo, e io lo amo. Piccole donne, ovviamente di Louise May Alcott, edizione nuova di Oscar Drago. Meg, Jo, Beth e Amy sono qua. Io amo questa edizione, mi piace da morire il modo in cui hanno fatto questa copertina, i colori scelti, le quattro raffigurazioni delle quattro sorelle. Le pagine sono argentate ma anche un po' glitterate, io adoro. Il retro è fatto in questo modo, è uscito proprio inizio dicembre e è all'interno contornato da fan art e illustrazioni stupende dedicate alle sorelle e non solo. E all'interno comunque non c'è solo piccole donne, ma anche piccole donne crescono, piccoli uomini e i ragazzi di Joe. In tempo perfetto per l'uscita anche del film, che io non vedo l'ora di vedere, dove abbiamo un cast eccezionale, quindi sì, piccole donne, è bellissimo, davvero io sono innamorata della cover, di tutto, cioè di come è stato fatto, innamorata. Ma ancora più innamorata, ancora più grata, ancora più felice sono stata per il secondo arrivo, che è arrivato poco prima di Natale, come regalo di Natale in anticipo è meraviglioso, e sto parlando di questo cofanetto. E voi direte, wow, Shadowhunters in inglese? No, è Shadowhunters in italiano, cioè, boh, allora... Questo è il cofanetto, qui abbiamo Jace, qui abbiamo l'anteprima di tutte le cover con i libri e qui di nuovo Jace, spero che non mi caschi, questo è fatto in questo modo. The Mortal Instruments, la serie completa di Cassandra Clare, Shadowhunters. Allora, questo è il nuovo cofanetto, finalmente, di Shadowhunters, lo metto giù perché pesa, e sono i sei libri della serie di The Mortal Instruments, che ora vi mostro. E praticamente voi sapete che abbiamo sempre avuto Shadowhunters tradotto in italiano qui, però con delle cover che ci hanno fatto molto discutere,
non bellissime, parliamoci chiaro, anzi. E in questo caso la Scarvolt ha deciso di ripubblicare tutti i libri di Shadowhunters in edizione flessibile, quindi non in copertina rigida, con le cover originali di una nuova edizione di Shadowhunters che è uscita anche in lingua originale, con una nuova traduzione, contenuti extra all'interno e fan art. Ragazzi, sono dei libri spettacolari e ora ve li mostro. Il primo è Città di Ossa, con Jace in copertina. Lo si apre ed è fatto in questo modo, cioè qui troviamo tutte le fan art e c'è appunto Jace. Abbiamo anche le mappe all'inizio, eccole qui, e alla fine i contenuti extra, che possono essere dei capitoli che magari si avevano in edizioni particolari dei libri, capitoli che non sono mai stati pubblicati o addirittura pagine di manga, quindi è stupendo. In uno c'è anche il primo bacio dei Malek, cioè capite che sono stupendi. Allora, questo è appunto Città di Ossa. Abbiamo poi Città di Cenere dedicato a Clary. Amo queste fan art. E anche qui, come in tutti, in realtà abbiamo mappa e contenuti extra. Abbiamo poi Città di Vetro, che è uno dei miei due libri preferiti di questa serie, con Simon in copertina. E voilà, anche qui contenuti extra, capitoli in più, sì, amo. C'è poi questo con Isabel, che è stupendo, Città degli Angeli Caduti, e voilà, la nostra Isabel Lightwood. Non mi ricordo in quale ci sono i manga, forse nell'ultimo, ah no, ecco, cioè guardate, ci sono anche i manga, impazzisco, e questo appunto Città degli Angeli Caduti. Il penultimo con Alec, Città delle Anime Perdute, e voilà, il mio bambino, lo amo questo. E infine Città del Fuoco Celeste, secondo libro preferito dopo Città di Vetro, e con Sebastian, ovviamente. E come non amare anche Sebastian. E anche qui contenuti extra all'interno, con fan art, manga, tipo il fumetto, ecco. E questa è la serie. Ora io li ho usciti tutti dal contenitore, però sono stupendi. E poi la costina crea, come avete potuto vedere prima, l'immagine con tutti i nostri sei personaggi principali che lottano contro l'oscurità. E io credo che Scarvolt abbia fatto un lavoro magistrale affidando la cura di questi libri, e non solo, a Shadowhunters.it, Shadowhunters Italia, che appunto penso siano le persone più appassionate che possiamo trovare qui in Italia e più giuste per curare queste nuove edizioni, e pubblicheranno quest'anno anche Le Origini, che è la mia trilogia preferita di Shadowhunters, quindi non vedo l'ora. E con queste cover sempre, quindi avremo Will, Gem e Tessa, e poi anche Dark Artifices con le tre cover nuove. Vedremo per gli altri libri, per ora hanno annunciato questi e sono spettacolari, quindi un arrivo meraviglioso in realtà, insieme a Piccole Donne, che mi hanno reso felicissima. Passiamo ai miei acquisti. Che ci sono stati? Perché ci sono stati? Perché sì, perché ho le mani bucate. No, in realtà, vi dico pian piano perché ho fatto questi acquisti, anche se non devo giustificarmi, però voglio spiegarvi il motivo dietro questi acquisti. Allora, ho ricevuto, grazie alla Vodafone, che fa ogni tanto l'Happy Friday con i buoni Mondadori, il buono Mondadori. Quindi se spendevo 30 euro i libri del gruppo Mondadori, quindi anche Rizzoli, Burr e non ricordo cos'altro, in Audi forse, avrei avuto 15 euro di sconto, quindi da 30 euro avrei pagato 15, e quindi sono stata alla Mondadori e ho acquistato due libri. Il primo, che era quello che volevo di più, è questo qui, Fiabe dei fratelli Grimm, con illustrazioni dei classici Burr. Io in questa edizione ho anche altre fiabe, però di Andersen, e in questo caso appunto abbiamo tantissime favole e le loro illustrazioni stupende. Abbiamo Raperonzolo, Cappuccetto Rosso, La Volpe e il Cavallo, La Doldia, i quattro fratelli Scarli, Hansel e Gretel, ce ne sono tantissimi, e io impazzisco, Il Lupo e i Sette Capretti, Il Candido Serpente. Sì, scusate, lo sto sfogliando io, è che volevo... Oh, Biancaneve! Volevo trovarvi altre illustrazioni belle. Questo cos'è?
Gentaglia. Comunque sono tante, tante favole, tante belle illustrazioni, io impazzisco. Il vecchio sultano. Cos'è questo? I musicanti di Brema. No, non potete capire. Ho visto queste illustrazioni e ho detto, wait, questi sono i musicanti di Brema, che è una delle mie fiabe preferite. C'era un cartone animato che amavo. Niente, amo. I sette corvi, il re della montagna d'oro, l'acqua della vita, niente, è bellissimo. Luca d'oro. No, vabbè, adoro. La lampada azzurrina, la volpe e il cavallo. Va bene, la smetto. Comunque, questo che costava, costa 19 euro, sto qui, e poi ho acquistato Jane Eyre. Perché? Perché io ho Jane Eyre, è un altro classico, che è stato un altro mio acquisto che poi vi faccio vedere, in edizioni che non mi piacciono, perché hanno la cover del film sopra e diciamo che volevo un'edizione più bella. E quindi ho acquistato Jane Eyre, che è uno dei miei classici preferiti comunque, con l'introduzione di Virginia Woolf, anche questo della Burr, al prezzo di 13 euro. Quindi io essenzialmente ho pagato la metà del prezzo di questi due libri grazie al buono Vodafone, e quindi sono stata contentissima perché li volevo troppo. Soprattutto Jane Eyre, sono contentissima. Anche le fiabe, in realtà sono contenta per entrambi, perché comunque da pagare 32 euro, se ho fatto bene i calcoli, ho pagato 15 euro in meno, quindi sono stata contentissima. 17 euro questi due libri per me è ottimo. E quindi questi sono stati i miei due acquisti. Però appunto io, siccome ho ricevuto 15 euro di buono Feltrinelli, sono stata da Feltrinelli e ho fatto due acquisti. Un altro classico che appunto avevo in un'edizione con la copertina del film che non mi piaceva era I Tre Moschettieri, e quindi ho preso I Tre Moschettieri di Dumas, ovviamente, edizione Feltrinelli, al prezzo di 11 euro. Questo qui, io i classici ce li ho sia in edizione Feltrinelli sia Burrizzoli, effettivamente solo questi due, qualcuno in altre edizioni Mondadori, ma per il resto queste sono secondo me le edizioni migliori, Burr, Feltrinelli e Mondadori, per il resto meglio evitare secondo me. Comunque I Tre Moschettieri, che è anche in questo caso uno dei miei classici preferiti, quindi sono stata felicissima. E poi Persuasione di Jane Austen al prezzo di 9 euro, che ho acquistato perché è uno dei pochi romanzi di Jane Austen che mi manca da leggere, e quindi questi, che ho pagato 5 euro perché avevo appunto il buono da 15. E la Feltrinelli mi hanno donato questo, La bambina che parlava i libri di Stefano Benni, con illustrazioni di Gianluca Folì, perché se si acquistava appunto, se si spendevano 20 euro con libri Feltrinelli, Gribaudo e non ricordo quali altre case, comunque si aveva questo libro in omaggio, che è appunto un libro molto carino illustrato su questa bambina, e sono stata felicissima. Ma c'è l'ultimo acquisto. Se mi seguite saprete che l'ho comprato, e saprete anche perché. Perché sto dicendo in lungo e largo che io voglio appunto dedicarmi in questo 2020 a un altro sottogenere, diciamo, del fantasy, ovvero quello più epic high fantasy. Quello un po' più complesso, mettiamolo così, quello formato da mattoni. E dopo aver ricevuto Madis e Elric, volevo fare questo acquisto. In realtà io ho acquistato questi libri, ecco, e Amazon mi diceva ti arriveranno il 3 gennaio. Quindi io, contentissima, perché volevo proprio che fosse il primo acquisto di gennaio, del nuovo anno. E invece mi è arrivato il 31 dicembre come regalo di fine anno, e quindi sono stata contentissima di ricevere questa meraviglia, ovvero il box set di Mistborn Trilogy di Brandon Sanderson, quindi con questa trilogia, The Final Empire, The Well of Ascension e The Hero of Ages di Sanderson. Voglio dare una chance a Sanderson, visto che tutti lo stanno amando, tutti lo amano, e voglio avvicinarmi a lui e a tutti gli altri suoi libri. Quindi questo è il cofanetto, l'ho pagato 22 euro su Amazon, quindi ottimo per tre libri per quel che mi riguarda, anche in questo caso solo mattoni e non vedo l'ora di leggerlo. E quindi questo è stato l'ultimo acquisto. Bene, quindi questo è il book haul del mese di dicembre, sono tantissimi libri, me ne rendo conto, appunto regali, bookish box, cose comprate e ricevute, però mi rendono felicissima, davvero felicissima, non vedo l'ora di leggerli, quelli che non ho ancora letto. E niente, vi lascerò tutti
tutti i link per acquistarli qui sotto nell'info box. Io spero che il video vi abbia divertito, intrattenuto, vi abbia incuriosito, vi abbia fatto conoscere nuovi titoli. Magari fatemi sapere se appunto vi è piaciuto. Io vi ringrazio se commentate, mi rendete felicissima se mettete mi piace, siete iscritti al canale, grazie mille. Qui sotto nell'info box anche tutti i link dei miei social per seguirmi anche altrove. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!